Buon pomeriggio dal telegiornale del Veneto. In primo piano la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra in tutta Italia. Il Veneto non è terra di infiltrazione ma comunque di presenza mafiosa. È quello che ha ricordato a centinaia di studenti delle scuole superiori il prefetto Messina a capo dell'anticrimine della Polizia di Stato. Seguire le regole è una scelta di legalità così come avere il coraggio delle proprie idee. Alessia Piovesan. Le stragi dei Corleonesi, Matteo Messina Denaro, l'agenda rossa di Borsellino, le mafie storiche e moderne, ma anche le minacce di internet, la droga, le baby gang, la latitanza o la debolezza di agenzie educative come Famiglia e Scuola. È venuto a parlare di legalità tutto tondo il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, davanti a 400 ragazzi delle scuole superiori di Bassano del Grappa, proprio nella giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di mafia. A loro dedicato un minuto di silenzio. Veneto, terra di presenza e non più di infiltrazione mafiosa, la prova dalle indagini, come nel caso Verona. Gli imprenditori possono resistere alle lusinghe dei mafiosi, ha detto Messina. Seguire le regole è sempre una scelta. Ottenere fatturazioni false, che è un fenomeno molto diffuso in questa realtà, è la porta d'ingresso per le organizzazioni criminali mafiose. I fondi del PNRR potranno essere nuovo miele che attirerà la criminalità. Abbiamo gli anticorpi, abbiamo già affrontato questi fenomeni. Io ricordo l'epoca di Agenda 2000, era una situazione assolutamente paragonabile, sovrapponibile. Perché parlare ai ragazzi di mafie? Io credo che la prima forma di prevenzione sia la comunicazione. Se conosco una realtà, so anche evitare i pericoli e quindi questi ragazzi devono essere educati. Una lezione di coraggio, quella di Messina, evitate il gregge e le scorciatoie. Non dico che ha plasmato, però in un certo senso spero abbia aiutato a far concepire veramente il problema ai ragazzi che della nostra età, che il futuro dell'Italia lo creeranno tra qualche anno. Ci ha detto di fidarci più di noi, più di... diffidare meno dei genitori, degli adulti in generale e cercare di farsi aiutare quando c'è bisogno. Una sfida? Sì, può essere una sfida.